Grazie a te Stefano, per me questo è un ritorno all'associazione Lassin House che accolgo con tantissima gioia. Sono stato via per un po' per motivi di lavoro, un po' di studio, ma naturalmente non ho appena avuto modo di fare rientro, assolutamente non ho fatto altro che entrare di nuovo timidamente dalla porta e far parte di nuovo del vostro consesso di amici e cultori della cultura. Quindi direi che sì, è il momento di cominciare. Parliamo appunto del mestiere dell'attore nel XX secolo. E come ben sappiamo, sostanzialmente il mestiere dell'attore è probabilmente uno dei mestieri più antichi al mondo. Lo vediamo collegato a delle origini mitiche con il nume tutelare Dioniso, e abbiamo, diciamo, quelle che sono le prime fonti che ci parlano di questo leggendario Tespi. Da qui naturalmente l'esperienza dei tre grandi tragediografi, Eschilo, Sofocle, Euripide, l'esperienza latina, come anche poi quella medievale, naturalmente esperienza di grande rimosso perché i padri della Chiesa hanno provveduto benissimo a censurare in ogni modo il teatro, nonostante poi lo accorporino all'interno della sacra rappresentazione e sopravviva all'interno della cultura giullaresca. Approdiamo direttamente alla prima testimonianza che profila il teatro professionistico così come lo conosciamo. 25 febbraio 1545, Messer Mafio si presenta presso un notaio in quel di Padova e registra quella che è la prima compagnia teatrale così come la conosciamo. Naturalmente siamo in ambito della commedia dell'arte, ancora sopravvive quello che è il teatro di corte, il teatro della festa. È qui che si concepisce, è qui che è in luce il professionismo teatrale. Le donne approderanno solamente nel 1570, purtroppo e per fortuna, e abbiamo per l'appunto questa prima testimonianza. Da qui il teatro della commedia dell'arte poi subisce quella che è la svolta goldoniana fino al teatro del grande attore e quindi al momento in cui il professionismo teatrale e la figura dell'attore cambiano completamente ed approdano alla piena contemporaneità. Il Novecento teatrale, la rivoluzione teatrale del Novecento. Anche se di Novecento propriamente potrebbe non soltanto parlarsi, proprio perché molti degli studiosi concordano, e in modo assolutamente sensato, che il Novecento teatrale non comincia esattamente nel primo giorno del 1900, ma che già da prima, per esempio con la bis dell'Uruguay di Alfred Jarier, si verifichi quello che è la prima data che noi canonicamente riconosciamo come inizio del Novecento teatrale, ma già potremmo ricondurlo un po' più in là, proprio a ridosso del Novecento, quando Stanislavski e Danchenko approdano al Teatro d'Arte di Mosca. E naturalmente c'è tutta una serie di stravolgimenti, a cominciare dal fatto che la concezione del teatro già da lì, da quelle prime esperienze, cambia. Se prima, già col Teatro del Grande Attore, si parlava di arte vista come quasi intrattenimento e quindi come teatro digestivo, già con una volontà programmatica, nel corso del Novecento il teatro diviene anche, e viene anche riconosciuto come tale, cioè come indagine conoscitiva e spirituale, strumento di indagine conoscitiva e spirituale. E cosa poter dire a proposito di questa grande rivoluzione del Novecento? Si profila effettivamente, come ci suggerisce Stanislavski, il lavoro dell'attore come un artigianato, per l'appunto essendo comunque sia strumento anche di indagine e ricerca su se stessi, come figura quel titolo, molto famoso del suo ultimo scritto postumo, il lavoro dell'attore su se stesso. Quindi una sì, come dire, una rappresentazione che sia veramente pregnante di quel che alla fine è l'attore, comunque il suo lavoro, quindi esperienza, precisione e molto altro che andremo anche a vedere.
perché si è fatto del, diciamo, della rivoluzione teatrale una volontà programmatica del fare il teatro un'arte. E proprio qui c'è lo spartiacque, perché se, come abbiamo detto prima, avevamo l'esperienza del teatro del grande attore, quindi quello che potremmo definire un teatro pre-registico, che è sostanzialmente alla fin fine si tratta di un teatro che ha come impostazione la mimesi, quindi sostanzialmente una tradizione che, come vedremo ad esempio tra poco con un residuo, un ultimo residuo con Vittorio Gassman, che rappresenta ancora quel teatro di impostazione classica abbastanza enfatica, quindi che può risultare piuttosto pesante, magari non verrebbe con me, magari anche no. E come dicevo, questo spartiacque fa da segno anche al fatto che se prima si concepiva il solo testo drammaturgico come opera d'arte, da qui, da questo momento in poi, con questa rivoluzione, si concepisce la messa in scena non soltanto in se stessa, ma anche come sommatoria di tutta una serie di lavori parziali, come tutta un'unione di parti. Per dirla, diciamo, tutta, naturalmente compartecipano lo spazio, la musica, l'attore, il regista, gli illuminotecnici o light designer, come li chiameremo quando appunto sono chiamati in queste vesti, e altri attori come gli scenografi e quant'altro. Questo prima non era assolutamente pensato né pensabile, c'è un'acquisizione di consapevolezza che è assolutamente diversa, così come per l'appunto per il lavoro dell'attore. In questo periodo abbiamo, come dicevo, la formazione dei laboratori che prevedevano come training fisico un must, una ricorrenza, una quotidianità, un rituale da rispettare assolutamente. E all'interno dei corsi, anche andremo a vedere per approfondire la consapevolezza alcuni come Rudolf Laban, dicevo, all'interno dei corsi nei quali vengono introdotte discipline ginniche marziali e che solitamente naturalmente non si vedevano a quell'epoca, non si concepivano neanche, c'era una fascinazione per anche i boxer all'epoca, venivano appunto integrate queste discipline proprio per rendere la formazione dell'attore completa. Una formazione che non parte più dalla parte, quindi dalla preimpostazione di un neanche personaggio, perché personaggio ancora non c'è, si può parlare di macchietta, di maschera, ecco, appunto per parlare di un meglio dell'arte. Sì, non si poteva neanche parlare di personaggio, e l'impostazione appunto verteva su un'idea pre-registica che naturalmente non ha niente a che vedere con quello che è stato. Quindi, andando a ripescare Rudolf Laban, che ci fa capire quanto effettivamente il teatro e l'attore contemporaneo sia in debito con la danza, addirittura nei suoi corsi prevedeva quella che era l'eucinetica, ovvero sia quella che noi potremmo chiamare, traducendo letteralmente, il bel movimento, il bel gesto. Per Rudolf Laban si tratta dell'armonia del movimento, la teoria dell'armonia del movimento. È tanto programmatica questa sua scelta che introduce nei corsi lo studio, comunque sia, la postulazione dell'icosaedro, ovvero sia, che cos'è l'icosaedro? È un poliedro che noi potremmo conoscere tranquillamente nel nostro quotidiano, perché per esempio per chi gioca a D&D, a Dungeons and Dragons, ha presente che ci sono miriadi e miriadi di dadi, ecco l'icosaedro è il dado da 20. Perché questa scelta? Perché se noi per esempio andassimo a ripescare l'uomo vitruviano e tracciassimo effettivamente quell'area che può toccare con tutti i suoi punti, quindi con gli arti, la testa, il tronco e quant'altro, si formerebbe effettivamente un icosaedro. Quindi il corpo torna ad essere centrale dopo un grande rimosso che era quello appunto postulato dal testocentrismo.
quindi dalla drammaturgia come unica forma di arte teatrale, quando naturalmente assolutamente non era così, perché solo quella veniva riconosciuta all'epoca. Ma andiamo adesso a vedere, per esempio, come dicevo, un esempio dell'impostazione tradizionale che, nonostante il cambiamento, permane negli anni, tant'è che la possiamo rintracciare benissimo in questo video, dove abbiamo Vittorio Gassman, è il 1954 e si tratta dell'atto terzo, scena prima di dell'Amleto di William Shakespeare. Essere, non essere, qui sta il problema. Cos'è che degno? Fatire gli strali, i colpi di balestra di una fortuna oltraggiosa, o prendere armi contro un mare di affanni e contrastando le tue opinioni a tutto, morire. Dormire con altri. E con il sonno poter dire che si è messo fine alle fitte del cuore, ad ogni infermità naturale alla carne. Grazie da chiedere devotamente. Morire? Dormire? Dormire. Sognare, forse. Ecco il punto. Perché nel sonno di morte, quali sogni intervengano a noi sciolti da questo gruppo, è pensiero che deve arrestarci. Ecco il dubbio che tiene in vita a tarda età di infelici. Perché chi vorrebbe subire la sferza e gli sputi del tempo, i torti dell'oppressore, contumelie dell'uomo arrogante, pene dell'amore sprezzato, remore in luogo di legge, gli uffici, la loro insolenza e gli oltraggi che il merito paziente ha inflitti dalla iniquità, quando egli stesso, un altro che con un pugnale, potrebbe far sua la pace? Chi vorrebbe portare sonno, genere, smaniare sotto una vita opprimente, se lo strumento di qualche cosa dopo la morte, l'inesplorato dei continenti, dalla cui frontiera non c'è viaggiatore che torni, non intrigasse la volontà, facendoci preferire il peso dei mali presenti al volo verso altri, di cui non si sa. È la coscienza che ci fa vivere. Noi, quanti siamo? Così la tinta nativa della risoluzione si stempra sulla chiara paletta del pensiero. Imprese di grande flusso al momento il loro corso insabbiano e perdono fino il nome di azione. Questo è un esempio di quel che è sopravvissuto dell'impostazione tradizionale, che anche a volte oggi possiamo riscontrare. Come potete vedere, magari non è assolutamente il miglior Vittorio Gassman che abbiamo visto, io personalmente preferisco quello dell'età più matura, lì sicuramente si riesce a godere di più dell'esperienza che ha conquistato nel tempo e del suo indiscusso talento che comunque possiede, e di lui ci ha graziato con le ultime interpretazioni, per esempio, del 26esimo canto dell'Inferno. E come avete potuto vedere, comunque una recitazione molto enfatica, anche impostata su una mimica molto ammiccante, molto presente, preponderante, e che appunto si rifà a quel naturalismo che era tipico del teatro del grande attore. È uno dei motivi per cui, per esempio, un grande rimosso di
sì, buona parte del Settecento fino ai profumi alle propagine del Novecento era la maschera. La maschera con il Novecento teatrale viene assolutamente reintrodotta. E addirittura c'era una paura che aveva radici ancestrali, che era quella di finire da parte dell'attore divorato dalla maschera. E per esempio abbiamo Marcello Moretti che constatò che questo timore era fondato. Nel suo mettere in scena Arlecchino, servitore di due padroni di Giorgio Strehler, dopo che fece uso della maschera nonostante le sue continue remore in proposito, non riuscì più a farne a meno. Lo stesso Faux era di questo avviso, proprio per questo timore ancestrale, perché costituiva anche un, diciamo, sì, un blocco organico, un blocco fisico a quelle che erano le possibilità espressive. Naturalmente erano concordi diciamo, gli uomini di teatro dell'Ottocento e del Grande Attore, proprio perché nel naturalismo non c'era la possibilità di ingabbiare, di costringere, di costipare l'attore e di far venire meno quella che secondo loro era l'unica spontaneità possibile. Perché, come vedremo, soprattutto per esempio all'interno del percorso che traccia Meyerhold e poi il suo stesso maestro Stanislavski con il metodo delle azioni fisiche, non si parte più da qualcosa di diverso che non sia il gesto, quindi dall'azione credibile e l'azione efficace. Non è più l'emozione a guidare, ma anzi addirittura è il gesto che poi ispira l'emozione, il gesto preciso, pulito, efficace. E sì, se dovessimo andare a ricollocare una importanza capitale all'interno della, diciamo, della rivoluzione che è avvenuta in quegli anni, da parte appunto soprattutto dall'avvento della regia e dei registi pedagoghi maieuti, aggiungerei perché i giusti di impostazione demiurgica tendono a castrare l'attore, e appunto insistere sulla dimensione prettamente fisica. E si parlava anche di rimozione del testo addirittura in quegli anni, ma questo è un altro falso mito, tant'è che Stanislavski sostanzialmente postulava e diceva ai suoi attori, ai suoi allievi: non dovete rimuovere il testo, non dovete rimuovere proprio il testo in sé, basta che non impariate prima la parte, preferisco improvvisiate, utilizzate delle parole che sono vostre. Poi il testo, per come sarà nella messa in scena, lo vedremo più avanti. Ma da lì si partiva appunto dalla fisicità. E quindi anche qui ha battuto il testocentrismo a favore appunto della corporeità, perché questa alla fine, con l'avvento anche della corporate culture, che si conquista, la rimessa in gioco del corpo, fino allora altro grande rimosso. È opposto, come dicevo, a questa impostazione naturalistica, abbiamo un'impostazione biomeccanica che faceva dell'artefazione, della contraffazione, il suo caposaldo. E nel fare questo caposaldo, naturalmente, si è andato ad approfondire in tecniche che ritroviamo ancora in tutti i manuali possibili. Già nella biomeccanica di Meyerhold c'è un universo sterminato da andare a consultare, che vengono utilizzati naturalmente ancora oggi. E in questo rapporto, diciamo, abbastanza conflittuale tra le varie impostazioni teatrali, però ci sono comunque dei punti di incontro, non sono dei compartimenti stagni, perché come convive l'impostazione demiurgica della regia, abbiamo anche nello stesso tempo l'impostazione, come dicevo, maieutica, che favoriva l'ingresso dell'attore come sostanzialmente caposaldo e capitano del processo creativo. Imbrigliava sostanzialmente sempre di più col passare del tempo l'attore in processo creativo. E per l'appunto questo caposaldo, diciamo, questa impostazione, questo incontro, lo vediamo per esempio in Eleonora Duse, che nonostante facesse riferimento a tutta una tradizione attoriale di teatro della parte, perché questo è il teatro del grande attore,
e poi sarà teatro per personaggio e finalmente poi teatro per l'attore, una volta che la rivoluzione teatrale sarà conclusa. Non solo, ma per l'appunto prendeva quelli che erano i canovacci e li metteva in scena. Addirittura quello che faceva, e questo stava la modernità e diciamo la sua grandezza, all'interno di questi canovacci, di queste parti già prestabilite, non più scannate fortunatamente, quello che faceva era un abile lavoro di intessitura drammaturgica che creava una sottopartitura che ricollegava tutte queste parti e tutti questi suoi personaggi, ed è per questo anche che il pubblico era così ansioso di andare a vedere le sue rappresentazioni, che alla fine creavano una sorta di super personaggio che naturalmente non faceva altro che assorbire in questo caso l'attore. Quindi ancora non è una piena maturità di quel processo che sto andando a delineare, ma è uno step non solo di una modernità incredibile, ma di un interesse spaventoso, perché come lei soltanto altri pochi artisti condussero questa operazione, che sostanzialmente non faceva altro che rendere un personaggio l'attore stesso. Fra tutti, per l'appunto, mi viene da pensare a Carmelo Bene. Chi più di Carmelo Bene non fece di sé un personaggio e non fu iconico in questo ruolo. E anche per avere un altro esempio di come effettivamente va a svilupparsi il mestiere dell'attore, facciamo vedere appunto un video di Carmelo Bene, che naturalmente è testimonianza di quello sperimentalismo degli anni 70, delle cosiddette seconde avanguardie, che si concentrò soprattutto sull'uso della voce, su, come direbbe Carmelo Bene naturalmente, sull'uso della fonè, il rumore, il suono. Anche non fosse a vivere come bruti, ma per seguire virtude e conoscenza dei miei compagni, che siano si acuti con questa orazione piccola al cammino, appena fossero gli ebrei ritenuti eroica, nostra coppa nel mattino dei regni, facendo ali al folle volo, sempre acquistando nella padroncina tutte le stelle dall'altro polo che era le notte, e il nostro tanto basso che non sorgeva cor del marinzuolo cinque volte raceto e tante casso lume era di sotto dalla luna, perché in frati eravamo l'altro passo quando una parve una montagna bruna per la distanza e perde di volta tanto quando le luna non è alcuna, noi ci allegrammo e posto tornò in pianto che dalla nuova terra un turbo nacque e per poste del legno il primo canto tre volte il peggiore con tutte acque alla porta e la poppa in su dove la al video precedente la differenza è abbastanza chiara, non solo nell'interpretazione ma anche soprattutto nell'uso della voce. Per carità, Vittorio Gassman ha una voce bellissima e soprattutto nella sua piena maturità acquista ulteriore valore, lo vediamo tranquillamente, ma l'impostazione sperimentale che Carmelo Bene ha fin quando ha potuto farcene dono è tutt'altra cosa. Ma siccome abbiamo parlato fino adesso di corpo e di questo corpo non abbiamo visto granché, direi di fare un passo indietro e quindi di tornare a quel mimo corporeo che fu invenzione di Etienne Decroux a seguito del suo studio condotto con, diciamo, presiede il suo apprendistato condotto con Jacques Copeau, dove per l'appunto viene smontato per intero il mimo classico e piuttosto che avere il singolo privilegio delle mani e del volto, a proposito di mimica, si ha un attore decapitato, o comunque sia un attore che ha come suo strumento principale l'intero tronco.
E questo appunto perché vi era la volontà programmatica di un'artefazione che potesse condurre, paradossalmente, ad una spontaneità che fosse autentica, per la prima volta probabilmente, a detta almeno di Etienne de Creux. E quindi andiamo a prendere la stampa, 1954 mi pare, sì. L'artiste son âme. Quand il en a fini avec marteau et ciseaux, il n'est pas libéré pour autant. Pygmalion, peut-être. Questa è la concezione dell'attore secondo Etienne de Creux, che non è più semplicemente attore ma piuttosto è mimo. Questo è il suo concetto di teatro, e anche il video stesso, così come anche diciamo l'esperienza di Etienne de Creux, può essere tranquillamente una metafora di quella che abbiamo appunto detto essere la deriva degli esercizi, così come la definisce Eugenio Barba, cioè il prevalere per l'appunto di una di quelle che sono le discipline formative dell'attore piuttosto che su tutta la prassi. Sì.
appunto vedremo anche questa impostazione come, nonostante magari i chilometri, nonostante le diversità culturali, la possiamo ritrovare anche in altri contesti. Per esempio, questo tipo di impostazione in cui l'attore più che altro è un danzatore, e comunque sia qualcuno che esegue una coreografia, vediamo che il mondo orientale è veramente pieno di esempi, già a partire per esempio dal teatro indiano, il cosiddetto teatro classico, fino per esempio ad approdare al teatro il teatro giapponese, che potrebbe essere forse una delle massime sintesi, uno dei massimi esempi di questo tipo di impostazione. E andiamo anche bene a vedere perché con un altro libro. Thank you.
pastore. La voce narrante è uno appunto dei musici accompagnato dai, dai cosiddetti appunto incitatori. Se poi si volesse fare un incontro dedicato, sarebbe anche carino proporlo, ma per quello vedremo magari più avanti. Quindi, tornando a noi, come avete visto, appunto dicevo, questa diciamo impostazione che scavalca i paesi e che unisce sostanzialmente i mondi e che a matrice per l'appunto potremmo andare a, a dire, a intendere in quella biomeccanica di Meyer-Cold, dove appunto la precisione la fa da padrone. Come abbiamo visto in questa esibizione, non c'era assolutamente nulla di fuori posto, era una precisione che di solito anche in grandi performatività, in grandi spettacoli non abbiamo il privilegio di vedere, ma del resto è anche la cultura giapponese che in questo senso ha un vantaggio nel suo essere già rigoroso nell'impostazione. E cos'altro dire in proposito, se non che appunto come dicevo è nel corpo e soprattutto nella extra quotidianità del corpo che si fonda il nuovo mestiere dell'attore in questo periodo, cioè da, appunto, dall'inizio della rivoluzione novecentoteatrale fino ad ora, nonostante comunque continui a sopravvivere una vecchia impostazione che andrebbe rivista. E in questo in questo approccio dedito alla extra quotidianità, paradossalmente ci si rifà ad esempi assolutamente concreti di quotidianità, tant'è che Meyer-Cold postulava che il miglior modello che un attore potesse avere, strano ma vero, è l'operaio qualificato di fabbrica, che con il suo movimento preciso, pulito, soprattutto essenziale, e di conseguenza poteva risultare naturalmente molto più spontaneo di qualcosa di imitato semplicemente, forniva appunto agli attori qualcosa a cui guardare per ispirarsi. E direi che potremmo avviarci direttamente alla conclusione con una riflessione su cosa poi alla fine è l'attore oggi, su cosa può diventare e magari come dovrebbe essere. Perché se dovessimo prendere ad esempio il lavoro condotto da Grotowski, che alla fine parlava addirittura di un superamento dello stesso spettacolo, della stessa rappresentazione, quindi della concezione di arte come veicolo, l'attore non era soltanto, non è soltanto attore, ma è qualcos'altro, qualcosa di molto di più. Lo definiva addirittura sciamano, guerriero, sacerdote, qualcosa di assolutamente diverso, anche addirittura un martire. E se andassimo a vedere, ma magari ce lo risparmiamo per un'altra volta, anche perché è una visione piuttosto cruda, si vada a pensare al Principe Costante, in cui naturalmente attore il suo prediletto, ovvero sia Richard Cheslak. Ecco, e in questo proposito, per concepire e vedere l'attore come altro, andrei a vedere un intervento di Carmelo Bene per conto dell'Università La Sapienza di Roma. Tra l'altro fu teatro questo incontro anche di un diverbio accesissimo, anzi più che diverbio un confronto ecco accesissimo con Vittorio Gassman. Sarebbe veramente bello andare a fare un incontro soltanto anche su questo. Citazione dalla Repubblica di Platone di Protenzo, quando qualcuno di questi pantomimi che sono così abili a imitare qualunque cosa venisse da noi e ci proponesse di far mostra di sé e della sua poesia, noi cadremo in ginocchio e l'adoreremo come un essere santo, meraviglioso e soave. Dovremmo però anche informarlo che nel nostro Stato a di essere come lui non è permesso di esistere, le leggi non lo consentono. E così, dopo aver dovuto di mirra ed incoronato con una ghirlanda di lana, lo dovremmo inviare in un'altra città, perché intendiamo impiegare per la salute della nostra anima i più aspri e severi poeti e cantori di storie che inizieranno lo stile del discorso soltanto e seguiranno quei modelli che prescriveremo da principio quando cominciamo le
l'educazione dei nostri soldati. Tu avresti posto in questo stato o dove sei? Questa è la domanda. E Platone non è che si possa domani sentire che poi una vecchia storia. Però fa capo a quello che alla mia citazione di Jean-Jacques Rousseau del mercoledì scorso. Sì, l'attore per me, che è mimo, pantomima, fine a se stesso, assolutamente una cosa, cioè l'attore non riesce a scindere l'etica dall'estetica. Quindi l'avevo detto anch'io, l'etica dall'estetica non riesco più ormai a scenderla anch'io, quindi questi attori vanno espulsi dalla Repubblica. Ma credo che lui vuole sapere se tu ritieni di far parte della Repubblica. Ecco, allora io vorrei dire solamente due chiacchiere, ma solamente due per essere veloci. Io non mi ritengo assolutamente un attore. Ho fatto nella mia vita tante di quelle ricerche, tante di quelle sciocchezze, ma a volte anche abbastanza impegnate, che troverei veramente minimizzante far di me un attore, quasi un insulto. Attore c'è fine a se stesso, no? Quello si deve cacciare dalla Repubblica. Cioè io ho fatto, dovunque sono entrato, nelle cosiddette cantine romane, all'avanguardia, ho ricercato sull'immagine, ho prodotto di persona pagando fino in fondo 5 film consegnati all'historiette del cinema, piaccia o no, sono lì. Mi sono inoltrato nel linguaggio televisivo cercando di fare delle cose e ancora mi dicono tuttora l'unico linguaggio tentativo di linguaggio antes, cioè magnetico, operato sull'audio video. Mi sono occupato di radiofonia con dei mezzi miserrimi in cui la RAI dispone. Ho portato un'idea di teatro, che è quello cioè di far teatro attraverso con i mezzi, con gli strumenti stessi del far teatro. E questa è stata una rivoluzione, bene o male. Mi sono occupato dello sprechesan, della musica, dei concerti, della voce nella musica. Partendo da un invito del maestro siciliano, un genio musicale, musicistico, e quindi dal mantra, da Maya Cosby in poi, ho affrontato il concerto. Ecco, da un altro anno affronto anche la poesia del pubblico, ma poesia in versi, cioè. Se si pensa a quelle cose che io ho fatto, che ho tentato, ecco, qualcuno scritto più volte, non ci vorrebbero 9 vite, perché non si possono scampare, non si esce lì da 5 film, senza una lira, prodotti soprattutto, non si esce 9, costumisti, architetti, attori, registi, amministratori, giocatori, dentro tutto. Questo discorso, troverei quantomai minimizzante, per me l'attore è colui, e questo non va facciato dalla Repubblica. Se questa persona, come Shakespeare, come attore, come Mercoledì, sono anche degli attori, Cioè l'attore è colui che ha un mondo, e poi non è anche un attore, ma dell'attore fine a se stesso, così, che senza avere un mondo, noi non abbiamo avuto nel dopoguerra, per esempio, abbiamo avuto anche dei momenti, così, io non. A me non particolarmente simpatici, quando ricalcava un Davide Anzando con Grassi, perché se c'è stato un operatore è stato Grassi. Poi discutibile, ma si voglia, nel dopoguerra con Strader sull'asse Trieste Milano, così. Questo è anche Strader molto talentato nei capelli, ma come io sempre ho detto, ma comunque ha svolto il suo ruolo, mi spiego. Oggi è un museo, però vuole continuare a vivere. Vabbè, c'è tantissimo il Museo del Cielo, non c'è bisogno di andare a Parigi, in balsamarsi a Matteo, pazienza. Ronconi è una persona, per esempio, se chiunque può sindacare, può non essere d'accordo, ma io sento che Ronconi un'idea di teatro, Ronconi è anche un attore, spero, lasciamo andare i giudizi di valore qui. Trionfo, ha
fatto qualcosa nel teatro a Genova negli anni 60 che nessuno sogna, solo chi l'ha visto. Quartucci per me, Carlo, è per esempio una delle persone più brave, se non la più brava, che abbiamo in radiofonia. Come vedete, io i nomi li tiro fuori. Tutti costoro sono degli operatori culturali, non attori. L'attore, Financo Fo, Dario Fo, ma Dario Fo è un gran talento, perché quando si muove, anche se lui poi si integra in cineserie politiche o parse o tali, e comunque si sente che c'è più mondo dietro, si sente un'altra cultura, non la cultura dell'attore e liceale. Allora, secondo me, dire, il teatro di Boulevard, praticamente, l'attore che io preferisco, beh, allora è Lionello. Perché Alberto Lionello è quello che ha più mezzi, ha più utilità, così se volete rilassarmi con la cena del televisore per essere di Lionello. Mi pare di essere abbastanza chiaro. Una sera potete dire un Gigi Proietti, che vedi tanti mezzi vocali, poi anche un imitatore perfetto, mi diverte. Qui siamo già nel tradizione, ma non per carità, l'arte lasciamola fuori, ecco, e questa gente, senz'altro, andrebbe pure che non ha un mondo, che non è un mondo, rispondo a questa lettera, sono d'accordo con Platone, non si può mai essere d'accordo, va espulso dal pubblico. Ecco qua, abbiamo visto quanto Carmelo Bene possa essere un personaggio e quanto potesse essere accattivante anche nella sua, diciamo, demolizione costante di alcuni altri artisti che a detto suo avevano una validità relativa. Naturalmente si può tranquillamente essere in disaccordo sui suoi giudizi di valore su personaggi per esempio come Gigi Proietti, ma naturalmente è condivisibilissimo il suo punto di vista riguardo al fatto che l'attore non debba essere soltanto attore. La stessa Eleonora Duse, e qui vorrei che fosse presente Marilu, diceva, e anche in questa conferenza stessa c'è la citazione che viene fatta, viene posta la domanda a Carmelo Bene su cosa ne pensasse di questo assunto, la Duse diceva che la rovina stessa del teatro sono gli attori. Paradossale, ma si espresse in questi termini. E abbiamo anche traccia di questa volontà, di questa consapevolezza raggiunta del fatto che l'attore non debba essere soltanto un attore, che debba essere anche molto altro, sempre riferendoci a Grotowski nella fine del suo teatro laboratorium. Che cosa accade? A un certo punto, Jerzy Grotowski, con i suoi fedelissimi, decide di non mettere in scena più alcuna rappresentazione, ma di dedicarsi esclusivamente alla ricerca, in questo caso alla ricerca spirituale. Quindi, se dovessimo inquadrare il mestiere dell'attore ai nostri giorni, dovrebbe essere assolutamente sentirsi debitore delle conquiste precedenti in materia, come abbiamo appunto visto, della riscoperta del corpo, e ricordarsi che questo sostanzialmente alla mia fine non è un mestiere che sia adatto effettivamente al solo lucro, perché quello sarebbe semplicemente un attore fine a se stesso. Un attore ha un'enorme responsabilità, oltre che un enorme piacere stare sul palco. È una vita di sacrificio, di dedizione quotidiana, e appunto, cioè adesso vi lascerei con le ultime parole, in pubblico naturalmente, di Edoardo De Filippo a Taormina nel 1900. Fare teatro sul serio significa sacrificare una vita. Sono cresciuti i figli, non me ne sono accorto. Meno male che mio figlio è cresciuto bene. Questo è il dono
più grosso, più importante che io ho avuto dalla natura. Senza mio figlio, forse io scusate. Me ne sarei andato all'altro mondo tanti anni fa. E io devo a lui il resto della mia vita. Lui ha contraccambiato in pieno. Scusate se io faccio questo discorso e parlo di mio figlio. Non ne ho mai parlato. Si è presentato da sé. È venuto dalla cavetta, dal niente. Sotto il gelo nelle mie abitudini teatrali, quando sono in palcoscenico a provare, quando ero in palcoscenico a recitare, è stata tutta una vita di sacrifici e di gelo. Così si fa il teatro, così ho fatto. Ma il cuore ha tremato sempre, tutte le sere, tutte le prime rappresentazioni. E l'ho pagato. Anche stasera mi batte il cuore. E continuerà a battere. Anche quando si sarà fermato. Ecco, avete visto le ultime parole note al pubblico di Edoardo De Filippo, e ci parla appunto della responsabilità del teatro e di quell'emozione che un attore dovrebbe sentire ogni volta poco prima di mettere piede sul palcoscenico. Quella morsa che prende le viscere, quel gelo per l'appunto, che contraddistingue questo lavoro. Sia nella vita che nella prassi, poiché per l'appunto è un lavoro di estrema precisione ed estremo sacrificio, che naturalmente non è da tutti intraprendere per la sua difficoltà e appunto per le conseguenze che ne può scaturire. Pensiamo per esempio ad Artaud, che già anche per sue purtroppo connotazioni ed esperienze venne richiuso anche in manicomio. Naturalmente non tutti gli attori sono pazzi o sono destinati a diventare degli squilibrati, né tantomeno lo sono, ma c'è una forte predisposizione al confronto con se stesso che può rendere non solo più vulnerabili, ma anche per l'appunto più sensibili ed empatici nei confronti del pubblico, che è ciò che serve di più sostanzialmente alla fine a un attore. Quindi concludo, ringrazio assolutamente l'associazione Amassi Laus, in particolare a Stefano Iorfida, che ha voluto la mia presenza qui, così come anche io ho voluto rientrare senza ombra di dubbio, non appena ho avuto la possibilità all'interno dei ranghi dell'associazione. Vi ringrazio per avermi ascoltato, spero di essere riuscito a trasmettervi parte delle conoscenze acquisite con gli studi e di avervi illustrato in modo più chiaro possibile, o comunque sia avervi fatto una panoramica su quello che è stato ed è poi il mestiere dell'attore, come in particolare poi nel XX secolo.